21.34, siamo tornati su R19 e io sono emozionatissimo questa sera, sono contento innanzitutto perché abbiamo una grande ospite ed è la mitica attrice Roberta Garzia. Ciao Roberta! Ciao! Ciao Nino, come stai? Bene, tu? Tutto bene, grazie. Dai, guarda, io sono molto contento di averti ospite, ce l'abbiamo fatta più che altro perché abbiamo avuto qualche settimana di... Ci siamo un po' inseguiti, però ce l'abbiamo fatta, l'importante è quello. E alla fine sono le cose che vengono meglio, no? Sì, no, infatti adesso vediamo. Io non so se l'intervista ti piacerà, ma ce la mettiamo tutta. Allora, sono nelle tue mani, dimmi. Bene, ti volevo chiedere, entrando nel vivo, qual è il ricordo che hai, perché tu hai una carriera abbastanza importante, già nonostante tu sia giovanissima, ma già dagli anni 90 hai iniziato... Due complimenti in un'unica frase, grazie. Sì, inizio a fare il lecchino già da prima, così... infatti, attenzione, poi mi starri il colpo di grazia. No. Però appunto dagli anni 90 sei in attivo con vari spettacoli. E quali sono i tuoi ricordi che hai da quell'epoca? Ecco. Oh mamma mia, come andiamo indietro nel tempo. No dai. Ma io la mia carriera, diciamo che a parte l'esordio teatrale, io ho iniziato con il cabaret, tra l'altro eravamo un gruppo di quattro ragazze, ci chiamavamo le tutte esaurite, che il nome era già tutto un programma, però diciamo che in qualche modo la mia carriera si illumina, utilizziamo questo verbo, quando comincio poi Camera Caffè, chiaramente. Esatto. Nel senso che lì ho avuto la mia occasione, un bel ruolo all'interno di un bel prodotto che ancora oggi, pur non andando più in onda con puntate originali ma repliche, è veramente diventato un cult. Certo. E quindi sicuramente sono molto legata emotivamente da un punto di vista affettivo proprio a questo personaggio che mi ha dato tanto, che mi ha fatto crescere e poi mi ha consegnato un po' al pubblico del piccolo schermo, ecco, quindi sicuramente sono molto legata a quell'esperienza. Certo. Che è stata comunque un'esperienza dura, perché Camera Caffè era un prodotto all'epoca assolutamente nocivo. Sì. E anche duro, insomma, perché richiedeva un tipo di recitazione molto rapida, una grande memoria e una grande precisione, un grande controllo soprattutto della mimica facciale, perché sai, con la telecamera così la vicina la bastava muovere e bastava muovere un muscolo sbagliato della faccia che veniva male la scena. È vero, sai quante volte no, non devi fare, non muovere il sopracciglio, ripeti, e però è stato veramente un bel lavoro. Sì, bene. Ma ovviamente hai fatto, come abbiamo detto, TV, teatro, cinema. Anche adesso ho appena finito uno spettacolo teatrale a Roma, Teatro dei Satiri, una commedia che si intitolava Tre ex in affitto. Sì. Ed è stata era una storia molto divertente, direi anche estremamente attuale, perché tre ex, sono tre separati che alla fine, anche per motivi economici, decidono di condividere un appartamento, tematica assolutamente attuale. Contemporaneissima. Poi però insieme a quello c'è tutto quanto il discorso dei social, infatti il sottotitolo era Tre ex in affitto, wifi inclusa. Wifi inclusa, perché sai meglio di me quanto oggi appunto i social sono importanti, sia per conoscere nuove persone e sia anche per mantenersi un po' vivi. Se vogliamo discutere sul fatto che ci sia anche un abuso che io in parte non condivido in pieno, però insomma, comunque indubbiamente sono inevitabile, purtroppo molto importanti, specie per chi fa il nostro lavoro, ecco. Sì, questo è vero. Però se ti adesso ti metto, faccio un po' l'avvocato del diavolo, se ti dicessi televisione, teatro e cinema, quale vedi più tuo nel tuo futuro? Non ho la capacità di decidere. Proprio se dovessi scegliere, ti dicessero guarda, te ne diamo una, no, però scegli. No, non sceglierei mai, perché io ogni volta che faccio una cosa, cioè, mi ci butto comunque completamente. Diamo tutte e tre, sono tre aspetti, tre sfaccettature appunto del mestiere di attore, e ognuno ha
diciamo, ti regala delle emozioni incredibili. Il teatro ha il rapporto col pubblico, diciamo, la vicinanza, mm-hmm, proprio col pubblico, ha un'emozione fortissima, immediata, adrenalinica, è proprio una botta di adrenalina pazzesca. Mm-hmm. E infatti alla fine ogni sera quando finisci uno spettacolo sei stremato. Sei stremato, però è anche estremamente emozionante rivedersi poi in televisione o al cinema, ancora di più nel grande schermo. Tra l'altro ho appena finito di girare un film. Mm-hmm. Vuoi dirci qual è? Perché non si può dire. Certo. Mm-hmm. Si può dire, sentito la mia figlia si sposa, okay, e andrà si vedrà al cinema, diciamo, l'autunno prossimo, okay, ancora non è stato, però da settembre in poi, mm-hmm, e poi ti saprò dire, anche quella sarà una grandissima emozione, poi vedersi sul grande schermo. Beh, immagino. Quindi io direi che veramente non si può scegliere. Ma non puoi scegliere, assolutamente. E poi la bellezza del nostro mestiere è anche la possibilità di passare da un aspetto all'altro, da un settore all'altro. No, è vero. Utilizzando sempre dei registri differenti di recitazione. Guarda, poi credo che anche chi non è semplice, ovviamente, però chi riesce a farlo ha una marcia in più, sicuramente. Tu sei una di queste. Abbiamo visto anche negli ultimi mesi che andando in televisione anche in maniera naturale, sei risultata comunque una persona molto schietta e sincera, ecco. Di che cosa parli? Forse di Pechino Express? Ma lontanamente, guarda, ne volevo parlare poi dopo di quello. Volevo farti ancora prima una domanda. Quell'argomento lì ovviamente è un argomento madre, perché almeno per me è stata una droga e continua a esserlo dopo mesi di fine programmazione. Volevo chiederti invece adesso qual è, sempre riferito a Camera Caffè, che dicevi prima, che comunque ti ha dato un po' il trampolino di lancio per il grande pubblico, quali sono gli aneddoti o le esperienze che ti ricordi di più anche con gli altri attori? Beh, è passato qualche annetto, Vabbè, dai, no, qualcosa. Io ti posso dire che la cosa bella è stata... Ci sei? Sì. Ah, okay, mi sembra fosse quasi caduta la linea. No, la cosa bella di quel lavoro è che io sono ancora in rapporto d'amicizia e mi vedo ancora con alcune delle ragazze con cui ho lavorato. Insomma, è nato un bel rapporto. E l'aneddoto, se vuoi, è che per esempio io e il personaggio di Ilaria, la direttrice marketing, quindi il mio Gaia e Ilaria, erano sempre in competizione. Giusto. A litigare tra di loro, invece poi nella vita siamo molto amiche. Ancora poco tempo fa ero a Milano e stavo da lei, insomma, a casa sua a Milano. Odio sul set, ma amiche poi nella vita. Sì, poi amiche nella vita, assolutamente. E non è facile, perché comunque poi ti ripetono dei ritmi serrati che a volte ti creano anche del nervosismo, no? Chiaro. E invece sono nate delle belle amicizie che ci siamo portate avanti negli anni. Bello, questo alla fine, nonostante un'esperienza lavorativa anche un po' pesante, se vogliamo chiamarla così, alla fine porta dei bei frutti. Sì, assolutamente sì. Bene, allora adesso noi ci ascoltiamo un po' di musica e poi dopo te tocca, mi dispiace, ma la tappa Pechino Express non te la puoi sfangare. Sarà un piacere, allora io aspetto qui. Aspetta qua, noi ci ascoltiamo la musica, a tra poco. Ok, ciao ciao. 21.46, siamo tornati su R19 e siamo sempre qua in compagnia della nostra mitica Roberta. Ci sei ancora? Certo, eccoci. Eccomi, pensavo fossi svenuta nel frattempo, allora... No, non posso svenire, continuo a lanciare il nodo al mio cane. Al cagnolino, sì, so che stai giocando con il cagnolino. Si mi tortura, quindi non posso svenire, anche volendo. Bene, bene, meno male allora. Sì. Allora, quindi siamo arrivati alla tappa obbligata, te l'ho detto ormai, non si può fare a meno. Parliamo del reality, che secondo me è la rivelazione, cioè è uno dei programmi di rivelazione di questi anni, perché nonostante sia un reality, è anche un documentario, chiamiamolo così, perché fa vedere... Non è proprio un reality, è un adventure game, direi, proprio con precisione, perché appunto, come dicevi tu, è anche un documentario, insomma. Sì, fa vedere delle cose, degli spaccati di alcuni posti che forse neanche i documentari normali fanno vedere nel vivo. Parliamo ovviamente, per chi non lo sapesse, di Pechino Express, il reality di Rai 2, che si sta muovendo già. So che ci sono le prime indiscrezioni sui nuovi concorrenti. E tu?
Sì, ma io non so nulla, chiaramente. Tu non sai nulla, chiaramente. Noi ne sappiamo una, noi sappiamo la prima coppia. Non so se ti è arrivata. E la prima coppia dove... Come? Dimmi, la prima coppia? La prima coppia che pare sia molto accreditata, quasi sicura, è Paola Barale e il Tomasini, che non mi ricordo il cognome, il nome, che è il coreografo storico suo, ma ha lavorato con Madonna, ha lavorato anche a livello internazionale, a X Factor. Pare sia questa la prima. Formatissimo, vedi? Guarda, sono andato alla ricerca di cose che voi umani. Ecco, bravo. Cioè, ho degli informatori particolari. facciamo un salto indietro, perché l'anno scorso una delle protagoniste eri tu. Che cosa ti porti ancora dentro di quell'esperienza? Mi porto dietro ancora tantissimi ricordi bellissimi, aneddoti, anche ricordi di difficoltà, di momenti di scoraggiamento, e poi soprattutto quello che mi porto dietro è una bellissima amicizia con Eva Grimaldi, che era già presente prima di fare Pechino Express, perché noi già ci conoscevamo, ma che poi dopo il programma si è veramente rafforzata. Cosa tra l'altro non scontata, perché tu sai meglio di me che quando si va in vacanza insieme con un amico o con un'amica è difficile, e spesso ci siamo passati tutti, no? A volte abbiamo rischiato di rompere delle amicizie. E immagina in un viaggio come quello, che certo non è una passeggiata di salute, certo non hai tutte le comodità che puoi avere in vacanza, insomma è chiaro che l'amicizia può essere anche messa a dura prova. Invece noi ne siamo uscite più forti di prima. Bene. E questo sicuramente è una grande cosa, e di cui sono molto felice, un motivo in più, insomma, per essere felice di aver partecipato a Pechino. Voi vi questi meravigliosi che ho visto. Sì, dimmi. Vi conoscevate da un paio d'anni, ecco. Noi ci conoscevamo già, sì, ci eravamo conosciuti un anno e mezzo prima, avevamo fatto un lavoro insieme, e subito dopo questo lavoro, non tanto durante le riprese, perché non avevamo molte scene in comune, di conseguenza non ci incontravamo molto sul set, ma invece ci siamo incontrate nel viaggio di ritorno, questo treno, appunto questo viaggio, vedi, il motivo del viaggio già ci univa allora, questo treno, questo treno che ci riportava a Roma, ci ha fatto chiacchierare tanto, scoprire delle cose in comune, un'affinità caratteriale, un'affinità d'animo, e quindi poi da lì è nata quella amicizia, e poi da lì siete diventati le Cougar, e adesso il passo non voglio sapere come è stato. Obbligato, diciamo. No. Tale Cougar, ecco. No, però effettivamente poi gli autori hanno avuto la capacità di... Brillante idea. No, la capacità di comunque mettervi insieme, unirvi in questo viaggio, che poi ha portato effettivamente un bel riscontro. Una bella coppia, dai, gagliarde, come si dice. Siete arrivate anche molto in alto, ma veramente bravi. Anche perché, allora, palesemente, ecco, fuori dai denti, vedendo Eva Grimaldi all'inizio, ho detto qua finisce male, no? Che comunque lei era molto fuori dalle righe, molto nell'accezione più positiva possibile, svampita. Certo, sì, assolutamente. E invece io mi ricordo la tua pacatezza, che è da premio Oscar. Ho scoperto questo violato del karate, che poi io non sono affatto così calma, sono così calma, però necessità fa virtù, era una sfida e di conseguenza non volevo assolutamente perdere, perché sono molto sportiva e molto competitiva. E quindi a quel punto, là dove non arriva l'una deve arrivare per forza l'altra, certo, e quindi di necessità virtù e l'hai fatta. Sì, ho tirato fuori questo, che sicuramente c'è presente, no? Magari non ci devo ricorrere così spesso nella vita, invece lì è stato molto utile, vincente. Sì. Guarda, io mi ricordo, perché durante la trasmissione c'era il live tweeting, quindi ognuno scriveva, e voi ovviamente ogni tanto leggevate e ritwittavate. Sì, mi ricordo di aver scritto io un messaggio del tipo che ci vuole una Roberta Garzia a tutti gli esami effettivamente una persona così pacata, che ti viene a dire no, ma dai, facciamo così, potrebbe andare meglio in quest'altra maniera, ci vuole nella vita. Ma infatti, guarda,
ti posso dire, il segreto poi è stato questo, che noi ci siamo compensate alla grande, perché se fossimo state tutte e due super svampite e nervose, non saremmo andate da nessuna parte. Invece in questa maniera poi trovavamo anche un equilibrio divertente, se vai a vedere, quasi paradossale. È vero. Però era divertente, ma tutto molto spontaneo. Sì, no, era lo si vedeva, ecco, era molto, anche perché noi abbiamo avuto tempo fa anche Angelina, Alessandra Angeli, ospite. E ci raccontava appunto che uno non ci crede, no? Se uno vede il reality dice la solita cavolata, un prodotto registrato, no? Quelli sono tutti attori, fanno in fretta. In realtà no, ma perché è tutto estremamente vero. In questo caso qua, per chi non ci vuole credere, ma poi abbiamo effettivamente avuto anche le prove, è proprio così, è proprio la vita, ovviamente è edulcorata in alcune cose, oppure... Ma guarda, in realtà è edulcorato quello che tu vedi, nel senso che in realtà ci sono molti più momenti di difficoltà di quello che uno vede, perché appunto prima dicevo, non è un reality per il fatto che c'è un montaggio dietro, poi, no? Esatto. E quindi tante cose poi non le vedete, in TV non si vedono, ma le notti, le attese a volte molto lunghe prima di avere un passaggio, prima di avere una l'ospitalità, perché non sempre era facile. Quello. Mica era così facile. Poi, e quindi ricordiamo che avevate la signora che vi ruttava in faccia. Questa... Beh, insomma, quella è stata una bella esperienza. La prima nostra richiesta è stata, no? Era arrivata, scusa, non ci posso credere, ma tu rutto. Questo è forse il momento più bello della televisione italiana di quest'anno. Vero? E poi tante altre cose che ovviamente su 10 coppie di concorrenti che vanno avanti con migliaia di ore di filmato, di girato, è ovvio che non si può spiegare, però comunque si vedeva che in alcuni punti eravate anche molto sofferenti. Però sì, se ti dovessi chiedere qual è la cosa che ti porti dietro da questo viaggio. Ma guarda, tra le esperienze, tu intendi quello, le esperienze più belle, io mi ricordo il vulcano Jekawen, che è stata una delle ultime tappe, esatto. Quella salita terribile, quella sorta di bilanciere primitivo sulle spalle, nel quale noi poi portavamo i viveri per i minatori, no? Ti ho visto sofferente lì, effettivamente. No, vabbè, tu non puoi capire, cioè non ce la facevo più, è stata di una fatica immensa, però poi quando siamo arrivati su... E c'erano tutti questi che erano felici sia per quello che le abbiamo portato, poi per il fatto che abbiamo condiviso con loro la notte accanto al fuoco, no? È stata un'esperienza meravigliosa. Poi quando il giorno dopo c'è stata la gara, l'immunità che abbiamo disputato sopra, proprio sul vulcano, con tutta, è stata un'esperienza meravigliosa. Quella, proprio, sai, perché eri a contatto con una natura maestosa, capito? Cioè imponente, e allo stesso tempo con gli omini piccoli che l'affrontavano tutti i giorni, cioè è stata una cosa incredibile, molto emozionante. Infatti Alessandro, tra l'altro, Onni, sono stati veramente ti metteva a nudo e proprio dici, ma cioè, ci rendiamo conto, c'è gente in questa noi parte ci lamentiamo magari di tante cose, invece quello che è veramente un lavoro vero, veramente usurante, loro lo vivono col sorriso. Però ti ho vista anche in difficoltà nei confronti di una cascata. Parliamone. Lì effettivamente ti ho visto proprio allo stremo. Innanzitutto io faccio una piccola premessa, anzi due. Uno, soffro di vertigini. Ecco. E due, ero stremata. Non so se tu ti ricordi che prima avevo dovuto fare la gara di nuoto. Sì. Contro Amauris e Stefano, vogliamo parlare. Già due uomini. No, poi Amauris. Non è un uomo, è un supereroe. quindi contro un supereroe e quell'altro che aveva fatto 7 anni di pallanuoto. Esatto. Quindi con tutto quello che già psicologicamente comporta una gara del genere, e in più vai sott'acqua, piglia quei dischi che pesavano. Lì, vabbè, quindi ero stremato. Dopo quello c'era stata la bicicletta, ecco, di questa bicicletta che rimaneva indietro. E poi buttati. Allora, io già appunto soffro di vertigini, in più ero molto stanca fisicamente, non avevo proprio le risorse per trovare quell'energia, quella razionalità, se vuoi, che mi avrebbe, probabilmente se l'avessi fatta molto prima l'avrei superata quella prova, ma ero troppo stanca.
Però allo stesso tempo è stato un momento bellissimo, perché se vai a vedere poi io per tutto il tempo sempre vado a convincerla a fare, a tirarla su, a fare un po' da trainer, e invece in quel caso improvvisamente quei ruoli si sono ribaltati, è stata Eva che mi è stata vicino, che mi ha dato la forza, ed è stato un momento molto bello, insomma, sì, veramente sì, non sì, ci siamo proprio. E quel discorso che ti dicevo di solidarietà, di compensazione totale, che poi quando l'altra ha capito che veramente non ce la facevo, allora ecco che Yasmin non era più, capito, doveva essere lei a quel punto, è quello che ti volevo dire all'inizio. Cioè una delle due per forza soccorreva l'altra, quindi è stato un momento bello. Sì, sì, in effetti. Magari se non ci fosse stata potevamo pure arrivare prima. In effetti sì, perché poi è stata la tappa eliminatoria quella dove... Sì, sì, sì. Poi mi sono fatta male, là mi sono strappata quasi il quadricipite. Aia. Visto, ho avuto una lesione del terzo livello del quadricipite. Ah, della no, si vedeva che era rifasciata, se non vado errato, però non era stato detto. Ho avuto una lesione brutta, quindi comunque è andata... Ma dai. Ma sono i segni, esatto, i segni da eroe, da eroina. Bene, allora ci sarebbe da parlare per 50.000 ore di Pechino Express. Sì, magari lo faremo prima o poi in un'altra occasione, lo spero. Quando vuoi. E adesso volevo ancora chiederti solamente quali sono i prossimi progetti futuri, quello che uscirà, appunto, il film che uscirà, oppure se hai altre cose in cantiere. Ma guarda, a parte il teatro che si sta costruendo un po' la stagione prossima, però ecco, come dicevo prima, c'è questo film, Mia figlia si sposa, che uscirà a settembre prossimo, una commedia, e poi niente, per il resto insomma sono in attesa di altre cose. Bene, però dai. Soprattutto per il momento a livello teatrale c'è un po' di fermento, devo prendere delle decisioni, capire cosa fare, cosa non fare, a parte uno spettacolo che è già, diciamo, confermato. Bene, dai. Con allora... altre cose. La stagione teatrale si costruisce un po' anche con degli incastri, degli impegni che devi incastrare. Poi arrivano tutti quanti insieme, non sai cosa scegliere. Sì, quello già si sa, quindi devo un attimo capire come indirizzare le cose, però cose belle, dai. Bene, dai, allora. Contenti. Noi speriamo di vederti molto spesso, sia in televisione, sia in teatro, che in cinema. Al cinema. Ci sentiamo per il film quando esce, magari. Volentieri, no? Volentieri, volentieri. Allora ci riascolteremo. Settembre, a settembre, sì. Dai, ci sto, vale, volentieri. Così ne parliamo un po' più nel dettaglio, dai. Okay. Allora io ti ringrazio, sei stata gentilissima. Noi ti riaspettiamo allora qua la prossima stagione. E mi raccomando, in bocca al lupo per tutto. E a presto. Grazie. Ciao, ciao a tutti. Ancora, ciao, grazie, ciao. E noi adesso ci ascoltiamo la musica. E dopo arriva R19 Factor.